Praticamente da quando sono nato faccio l'interprete di simultanea. Dico da quando sono nato perché, intanto perché lo faccio da quando avevo 16 anni, quindi parliamo di 78-79, ho sempre fatto l'interprete di simultanea perché il mio grande vantaggio è che io, anziché tradurre da una lingua straniera a una lingua madre, io traduco da madrelingua a madrelingua. E poi soprattutto perché, dico anche, io l'ho appreso col latte, perché anche mio padre per un certo periodo ha fatto l'interprete di simultanea e quando io venivo a trovarlo d'estate in vacanza, lui un mese mi portava al mare, ma gli altri due mesi doveva lavorare e quindi mi si portava dietro. Quindi è difficile spiegare questo meccanismo che mentale che accade. Cioè quando uno semplicemente ripensa in una frazione di secondo, ripensa il concetto. Quindi io non traduco in realtà, non ho questa cosa di dover tradurre. Conosco altre persone come me che abbiano due lingue madri e nella fattispecie italiano e russo, ma non fanno gli interpreti. Conosco altri interpreti, ma non hanno due lingue madri. Quindi questa è la mia eccezionalità. Nel 1956 mio padre gli avevano proposto di andare a studiare all'università a Mosca, cosa che lui ha accettato. Insieme a lui erano un centinaio di ragazzi italiani, quindi mio padre era uno dei più vecchi, aveva 24 anni, tutti 19, 20 anni, insomma, sono venuti qui a studiare. Dopodiché all'università ha conosciuto mia madre, che invece è assolutamente russa, e quindi io sono la seconda generazione. Mio padre raccontava di un paese assolutamente diverso sia da quello che è oggi la Federazione Russa, sia da quello che era pochi anni prima in realtà l'Unione Sovietica, perché è capitato proprio nel periodo del cosiddetto disgelo. Quindi era subito dopo il 20° congresso del PQUS, quando c'è stata la destalinizzazione, quando c'erano i poeti che declamavano in piazza, insomma, quindi è stato un periodo molto, così, molto denso, diciamo, molto pregno in questo senso. Per i rapporti tra l'Italia e la Russia dico che nonostante tutto, ma questo era anche addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, nonostante tutto gli italiani ai russi risultavano e risultano sempre simpatici come tali. Una domanda che spesso mi fanno sia i russi sia gli italiani è se mi sento più russo o più italiano. Io insisto, non è una cosa a pari. Nel senso, non è che io mi sento al 50% russo e al 50% italiano. Io mi sento al 100% russo e al 100% italiano. E la prova provata sta nel fatto che, fin tanto che qui non dico il mio cognome italiano, appunto, nessuno gli viene neanche in mente che io possa non essere completamente russo. E viceversa in Italia, a maggior ragione col cognome italiano, cioè quando dico, no, ma guarda che io sono anche russo, non mi credono.